L'ausilio delle nuove tecnologie non limita e non frena la fantasia del maestro, anzi la esalta. Con Cimagrafi si riesce a catturare alla perfezione lo spirito e la genialità dell'artista. L'azienda di incisoria ha così la certezza di poter produrre pezzi sempre perfetti, sia nella realizzazione in fresatura di un conio per monete e medaglie, sia nella costruzione di stampi per cornici o altri bassorilievi. Una medaglia commemorativa o ogni altro rilievo artistico devono riflettere fedelmente i concetti originariamente espressi su carta e trasferiti su gesso in bassorilievo dall'artista. Nella chioma femminile appaiono ben nitidi diversi simboli: una bilancia, un bimbo, una barca, un ramoscello, il mondo. Nel laboratorio del vecchio artigiano, secondo i tradizionali metodi manuali, a partire dal bassorilievo in gesso, occorreva realizzare un calco in ottone e quindi, mediante un pantografo manuale, sarebbe stato inciso il conio con immagini e iscrizioni. Con Cimagrafi e con il suo modulo di reverse engineering entra in azione la tecnologia. Partendo da un modello fisico già esistente, realizzato dall'artista, esso viene digitalizzato con il tastatore e trasportato all'interno del computer, diventando un modello matematico. Il tastatore ricava dal bassorilievo una nuvola di punti, mentre il software la trasforma in superficie a frattali. Questo particolare algoritmo serve proprio per rappresentare eventi naturali, come le onde del mare o le catene montuose, e permette di descrivere nel modo migliore possibile una superficie artistica che non può essere confinata in una formula matematica rigorosa come nei sistemi CAD meccanici. Anche nel caso di cornici si ottengono enormi vantaggi con la tecnologia informatica di Microsystem. Addirittura si può abbandonare del tutto anche la fase di disegno su carta. L'artista può dare libero sfogo alla propria creatività progettando direttamente all'interno di Cimagrafi, utilizzando una serie completa di strumenti software semplici e veloci, oltre a sfruttare opportunamente i livelli. Seguendo i metodi manuali, i limiti e gli ostacoli nel ciclo di sviluppo del prodotto erano numerosi. Il lavoro dell'artista non era mai modificabile e non si riusciva a garantire un'assoluta simmetria in alcuni particolari. Inoltre, numerose procedure manuali delicate dovevano necessariamente essere affidate ad esperti artigiani, spesso oberati di lavoro. Tutto ciò allungava il ciclo di sviluppo, con aleatorietà nei risultati e nei tempi. Con Cimagrafi, la superficie è memorizzata all'interno del computer. Tutta una serie di operazioni, come la modifica o la scalatura, diventano quasi banali. Dalla geometria del punzone si ottiene immediatamente anche quella della matrice ed è possibile con la massima semplicità deformare il disegno, aggiungere particolari o toglierli, levigare asperità, esaminare sezioni, valutare alternative, incrementare la profondità per mettere in risalto aree particolari. Dopo la progettazione viene ottenuto quasi automaticamente il percorso utensile per pilotare una macchina a controllo numerico. Una procedura guida l'operatore nella scelta delle geometrie e delle superfici su cui operare, identificando l'utensile più adatto e la migliore strategia di lavorazione. La precisione e l'accuratezza che garantiscono le moderne macchine non sono paragonabili con gli obsoleti pantografi, per non dire del tempo risparmiato quando bisogna realizzare numerosi esemplari che prima occorreva costruire ogni volta ex novo. In conclusione, la qualità di forme e finiture è eccellente e i tempi di consegna si riducono drasticamente rispetto a quelli precedenti. Le competenze specialistiche dei maestri incisori, che in passato venivano tramandate di padre in figlio, oggi sono state inglobate in Cimagrafi per risparmiare tempo, per ottenere una qualità di gran lunga migliore rispetto alle lavorazioni manuali, per ridurre i costi, per rendere il cliente più soddisfatto.